Da lunedì mattina finalmente la Sicilia sarà zona gialla. È il frutto di tanti sacrifici da parte vostra perché quella scelta sofferta della zona rossa prima e della zona arancione dopo oggi ha portato i frutti sperati. In questo momento la Sicilia è la regione con l'indice RT più basso d'Italia. Ecco, e questo è merito vostro, della disciplina, del rispetto delle regole e soprattutto della tutela del diritto alla salute che tutti abbiamo esercitato. Avevo chiesto al Ministro Speranza di poter consentire almeno per la giornata di domenica a pranzo, giornata dedicata a San Valentino, di autorizzare i ristoranti affinché potessero lavorare, niente da fare. Mi ha risposto dicendo che il provvedimento di zona gialla e quindi delle regole possibili nella zona gialla comincia da lunedì mattina. Ma abbiamo tempo per poter recuperare, ne sono convinto, se tutti rispetteremo le regole eviteremo di fare passi indietro, ma soprattutto andremo verso la normalità. Noi intanto nei prossimi giorni, noi presidenti delle regioni, chiederemo al presidente del Consiglio Draghi, non appena avrà ricevuto la fiducia del Parlamento, di poterci ricevere perché continueremo a ribadire la esigenza di poter erogare benefici finanziari a tutte le categorie economiche, a quelle soprattutto che sono state maggiormente penalizzate a causa della chiusura. Ecco. Andiamo avanti, guardiamo il futuro con ottimismo, speriamo che il peggio sia già passato. Sulla campagna vaccini sapete che stiamo lavorando giorno dopo giorno senza tregua, siamo stati anche qui fra i primi in Italia a provvedere alla somministrazione del prezioso liquido. Coraggio e speranza, speranza e certezza.